Posso parlare? Buongiorno a tutti gli amici, a tutti gli ascoltatori. Noi siamo qui per commentare la Brexit. E che cosa dobbiamo dire? Abbiamo sempre ripetuto e straripetuto che la comunità europea non ha fondamento democratico, perché i cittadini degli Stati membri votano un organo che non ha alcun potere e che quindi tutti gli assetti politici, sociali, industriali, lavorativi, finanziari e non so e proprio sociali vengono decisi da soggetti che non sono nominati dai cittadini. Quindi siamo nel puro ambito antidemocratico. Questo non succede in nessuna nazione al mondo. Perché Cioè, nel... nessuna nazione, tutte le nazioni coinvolte nell'Unione Se Europea, no, tranne la disgraziatamente, comunità hanno il europea. potere, il superpotere finanziario, usuraio e finanziario, che coordina e comanda i cosiddetti poteri politici, che in realtà non esistono. No, ma io mi Meno. riferivo che ci sono dei paesi tirannici, e allora va bene, Ma ma i ci sono paesi. altri paesi Momenti, molto... paesi tirannici bisogna vedere fino a che punto, Ce ne perché quelli che sono. oggi chiamano tirannio, no, tiranno è un personaggio che comunque è andato sulla cresta dell'onda, sulla spinta popolare. Ricordiamocelo No, bene. io volevo solo sottolineare questo, che nei paesi di praticamente anche che sono... che non sono molto importanti, per esempio dell'Africa, eccetera, eccetera, in cui praticamente c'è un sistema elettorale, si vota una persona e quella ci rappresenta legittimamente. Nella comunità europea no. Cioè, loro dicono, questi soggetti, dicono che c'è una rappresentanza indiretta, come se fosse possibile avere una rappresentanza indiretta per poter governare. Non un paese o una nazione, ma un superstato. 450 milioni di teste di cazzo. Non di più. Beh, ma dobbiamo. 450 milioni di cittadini degli Stati membri. Quindi, dai giornali che cosa si evince? Si evince Un questo. secondo che ti interrompo. Noi, guardate, cari amici, abbiamo raccolto qui alcune copie per far vedere che noi abitualmente, quando facciamo le conferenze stampa e le rassegne stampa, tutta sta roba l'abbiamo letta, ecco, quindi non è che ci inventiamo le cose. Tu adesso hai selezionato alcune frasi che Sì. sono indicative della mentalità di chi governa l'Italia e il mondo. Sì, perché praticamente su alcuni giornali che c'è scritto che la Repubblica, Quali sono i giornali? La Repubblica, c'è un sappiamo lauro chi è che il cosa padrone della dice? Il Repubblica. voto è l'abdicazione della politica che rinuncia alle proprie funzioni. Cioè, ora qui siamo di fronte, allora non, la democrazia non è giusto che esista. Allora, andiamo avanti. No, Presidente infatti, Napolitano, che aspetta, cosa dice? Che aspetta, aspetta la un secondo. strada della democrazia rappresentativa, quella appunto praticamente dei È parlamenti, l'unica forma dei concepibile di no, è la democrazia. più idonea e più solida a poter garantire quelle che sono le sfide moderne, i problemi moderni della moderna società, mentre indiscriminate ipotesi di appelli. Ad appelli referendari, dice sempre l'ex Presidente della Repubblica, non sono un corretto esercizio della sovranità popolare. Quindi l'ex Presidente della Repubblica, No, chiamiamolo Presidente della Repubblica, chiariamo che sono ex queste Presidente cose. della Repubblica. Chiariamo che sono queste cose. Allora, Giorgio Napolitano, di cui conosciamo perfettamente le ascendenze, di cui sappiamo perfettamente per quale ragione è stato tenuto lì a fare il Presidente della Repubblica, che noi abbiamo più Però volte questo poi ci denunciato. porta fuori da un No, però tema, dobbiamo chiarire chi è perché che se parla, no... perché noi stiamo parlando di una classe dirigente surrettizia. Se che esiste, che è esistita fino adesso senza convalida popolare, perché non solo Giorgio Napolitano ha continuato la sua presidenza illegittima di questa Repubblica, perché la sua presidenza avrebbe dovuto Ma questo ci concludersi. estende altri argomenti, Ma perché so, dopo diventa dobbiamo dire troppo... chi è che dice queste cose. L'ha Abbiamo detto avuto l'ex tre presidente. presidenti di questo ipotetico Consiglio dei Ministri, dove non uno di questi ministri è stato regolarmente eletto, voluto comunque anche da una minoranza popolare, è Proseguiamo. stato assolutamente accettato, e lo ripetiamo, Monti,
Letta e Renzi sono stati nominati dall'alto. Lo ripetiamo, è questa gente qui a cui dà fastidio obiettivamente il voto popolare, è chiaro? Sì. Oh. Ma quello che hai detto meriterebbe un autonomo. Sì, ma l'abbiamo già detto altre volte. Poi, per esempio, Corriere della Sera, Fubini che cosa dice? Definisce decrepita l'alleanza che ha dichiarato. No. Perché? Perché la maggioranza dei giovani avrebbe votato per rimanere. Chi lo sa, chi l'ha detto? Però dicono così. La decrepita alleanza, quindi è decrepita, quindi praticamente è almeno valore, cioè una persona che c'è un certo dato, viene dato un certo valore a un soggetto che ha una certa età e un altro valore a un soggetto che ha un'altra età, è una cosa veramente assurda. Quindi, no, un soggetto di una certa età ha anche la capacità di raziocinio e di conoscenza del passato che i giovani non hanno, diciamolo, no? E che molto... I giovani sono molto più influenzabili Esattamente, dal sistema che utilizza tutti i mezzi per lavare il cervello ai giovani. Lo sgambetto dei nonni alle nuove generazioni. Ma perché le nuove generazioni possono essere fondate su questa comunità europea che non ha mai emesso un provvedimento a favore dei cittadini degli Stati membri, che si è solo occupata praticamente delle questioni di carattere burocratico e quando praticamente non ha sposato integralmente le tesi delle istituzioni finanziarie, delle banche, delle multinazionali, perché è così che viene gestita, senza che il cittadino abbia alcuna, senza che questa classe di potere abbia alcun interesse per il cittadino. Poi se il cittadino si ribella, eccolo lì, non può votare, perché questa che è la democrazia diretta. Che quando il cittadino si ribella, l'oligarchia e se la prende col cittadino, questo è tipico di questa gente qui. Oh, ma c'è da dire questo, e poi concludo perché le conclusioni le lascio decidere a voi. Ogni qualvolta i cittadini di uno Stato membro si sono pronunciati a favore o contro l'Europa, è stato sempre contro. Quindi un motivo ci sarà, la gente sente che questa è politica della comunità europea, che peraltro mi sia permesso un inciso, è sbagliata dal punto di vista economico, indipendentemente dalle finalità che abbiamo detto illecite che persegue. Ma è sbagliata proprio sul puro piano economico per ragioni puramente economiche. Perché anche una persona come me, che non è un economista, riesce a capire che senza investimento non ci può essere ripresa. E invece loro no, con la rigidità, con i conti di bilancio che devono stare praticamente... che devono essere sempre in regola, che cosa fanno? Creano povertà e poi si lamentano i cittadini di stare conto. Quindi, da questi giornali, noi che cosa deduciamo? Come facevano spesso alcuni scrittori inglesi e americani dell'epoca, esistono due categorie di persone. Le persone normali, che fino adesso io pensavo che fossero tutti gli uomini, che credono nella democrazia. La gente va a votare e dice quello che e le persone che non fanno parte di questa categoria, che non credono più nella democrazia e che credono solo nella democrazia delle istituzioni che impongono le loro scelte agli cittadini di Stati membri. Quindi io concluderei questa puntata con questo: attenzione, ci sono due categorie di esseri umani, uomini, donne, non fa differenza, quelli che ancora credono nella democrazia e quelli che la democrazia la vogliono soffocare e distruggere. Buongiorno a tutti. A conclusione io leggo un paio di frasette che sono abbastanza interessanti. Una è questa che riguarda le dichiarazioni che sono scritte qui e che ho ricevuto da un blog che si chiama Bye Bye Uncle Sam. Euro vostro che sei in banca centrale, sia maledetto il tuo nome, crolli il tuo regno e sia incrinata la tua volontà come in città così in campagna. Dacci oggi il nostro precariato quotidiano e aumenta i nostri debiti come noi li nascondiamo ai nostri creditori e non ci indurre in rivoluzione ma liberaci da quel tale. Amen. Ecco, io devo dire una cosa.
l'utilizzazione di questioni di carattere sacre come le preghiere, sia pur per motivi positivi, io la trovo qualcosa di dissacrante che a me non è mai piaciuta e non mi piacerà mai. Devo dire che probabilmente l'intento di questa era bonario, quindi la facciamo passare. Però attenzione, perché utilizzare le cose sacre per dire delle cose normali o delle cose politiche non fa bene, perché il sacro va rispettato. Sì, sacro, non quello di queste persone qui, che è un'altra cosa. Però non devono utilizzare Ma comunque tu sai perfettamente. Possono dire anche in un'altra maniera. Tu sai perfettamente che qui ci sono una marea di persone che del sacro fanno un uso. Ho detto che per me questo impulso è stato bonario. Sì, diciamo, vabbè, ti saluto. E salutiamo tutti gli amici.